Punti sportivi, benvenuti al Palarnale di Scandiano. Alessandro Rainieri, Alessandra Tirelli, Massimo Bassi e il collega della regia Manuel Stefani per questa 16ª giornata del campionato nazionale Serie A1, martedì 22 gennaio, un infrasettimanale che completa il 16esimo turno. Per la verità sono state giocate solo due partite, sabato quella tra Trissino e Vercelli finita col 2-1 per i veneti e col 7-2 del derby veneto tra Breganze e Bassano. Ha proiettato il Breganze in quarta posizione a 31 punti, mentre il Trissino ha fatto il balzo in settima posizione a 23, appaiata al Sarzana che gioca qui stasera a Scandiano. Squadre che vengono da un periodo un po' di crisi, poiché Scandiano nelle ultime tre partite ha raccolto due sconfitte e un pareggio che sa un po' più di brodino in quel di Bassano, perché è stata raggiunta 4 volte su 4, era sempre andata in vantaggio, è stata raggiunta a poco più di un minuto dal termine con un gol rocambolesco nel finale e ha portato a casa solo un punto da Bassano, speravo ovviamente nell'intera posta. Sarzana che non va tanto meglio ultimamente, poiché nelle ultime ha raggiunto 0 punti nelle ultime 3 partite, l'ultima in casa col Breganza, ha perso 7-5, è vero che ha perso contro una big, ma Sarzana ha disputato un ottimo girone di andata. Squadra di Alessandro Bertolucci si presenta qui a Scandiano con 5 punti in più. Partita d'andata finita per 4-3, appannaggio dei liguri, in virtù di una partita condotta, dobbiamo dire anche vinta meritatamente, nonostante il gol, l'unico gol di scarto. Scandiano che si presenta stasera davanti al suo pubblico in maglia bianca e attacca da sinistra verso destra dei vostri teleschermi, classica maglia rosso-nera, strisce verticali per il Sarzana che attaccherà da destra verso sinistra. Tutto pronto, gli arbitri, signor Fronte di Novara, signor Davoli di Modena. Vediamo i quintetti in pista, Sarzana con Corona in porta, Rampuglia, Velasquez, Perroni e Chicco Rossi come esterni. Scandiano vede Mattia Verona in porta, gli esterni Baglieli, Montivero, Danna e Saavedra, solita formazione classica che parte sempre dello Scandiano. Recupera questa prima palla a Saavedra e tenta il suo primo attacco scandianese. Finta il tiro, scarica su Baglieli che effettua un tiro un po' sbilenco. Recupera palla Rampuglia. Rampuglia è il cannoniere principe di Sarzana, 20 realizzazioni, niente male per Rampuglia e Velasquez. Vera spina nel fianco di molte difese in questa prima, nel primo girone d'andata, in tutto il girone d'andata di questo campionato. Squadra molto giovane, quella allenata da Alessandro Bertolucci, che ha il metronomo Davide Borsi, vero playmaker della squadra, e che costruisce la maggior parte delle vittorie nella propria tana a Sarzana, campo difficilissimo dove hanno perso anche il primo della classe, ricordiamo, non ultimo il Forte dei Marmi. Brutto controllo di Rampuglia, si invola Montivero, attenzione davanti a porta, tiro da sotterra, intelligente, Corona è bravo a rimanere freddo e a parare questa conclusione, prima vera occasione scandianese. Salutiamo gli amici che ci ascoltano da Sarzana per questo turno infrasettimanale, anche se c'è una nutrita loro rappresentanza che canta sugli spalti e incita la propria squadra. Contropiede 3 contro 2, attenzione Saavedra, Montivero ancora davanti a Ra! Gol di Montivero che davanti a Corona ha scelto l'angolo alla sua destra e in bello stile lo batte e porta in vantaggio Scandiano quando sono passati meno di 2 minuti dall'inizio della partita. Scandiano in vantaggio quindi qui tra le mura amiche contro Sarzana, 1-0, rete di Montivero che raggiunge Rampuglia a 20 gol. Miglior marcatore anche a scandianese, Montivero. Scandiano, se vuole rimanere attaccato al treno dei playoff, deve vincere. Questa partita l'ha detto anche Crudeli in settimana. Partita di importanza vitale.
perché Sarzana è 5 punti avanti e divide la settima posizione insieme a Trissino, che ha una partita in più vinta contro Vercelli sabato scorso. Ricordiamo anche che Scandiano avrà due trasferte nelle prossime due partite, la prima a Follonica e poi a Breganze. Tanto forse questo poteva essere fallo di Montevero, rimane a terra Rampuglia, si sincera subito delle sue condizioni, lascia correre, però gli arbitri dovrebbero fermare il gioco, lo fanno in questo momento, c'era un giocatore a terra, forse un attimo più di attenzione del duo in maglia azzurra questa sera qui a Scandiano. Montevero si è fermato subito, non ha neanche partecipato al contropiede, abbiamo visto, per sincerarsi delle condizioni di Rampuglia in modo sportivo. Rampuglia che si rialza, per fortuna nulla di grave. 22-17 al termine del primo tempo, Ubrock Scandiano 1. Cari Spezia, Sarzana 0. Borsi cerca di eludere la marcatura di Danna e cerca di passare Baieri, che col corpo a seconda di Davoli commette fallo. Si gioca di martedì qui a Scandiano, poi attenzione ora al tiro di Borsi che viene controllato un po' così da Verona, la palla finisce fuori di un soffio. Diciamo che Sarzana ha perso l'ultima partita di Coppa, ma non comprometterà il proprio cammino poiché è sicuro di passare alla fase successiva, anche se comunque è una fatica in più. Attenzione ora a Baieli, rimpalla Corona, ma non è adesso Saavedra, riprende la palla, 3 contro 2, attenzione a Perroni che trova il suo capolinea in Montivero. Rimpallo che favorisce comunque il possesso dei giocatori liguri con Borsi. Lato destra per Rampuglia. Borsi. Sarzana che vorrà vendicare la sconfitta dell'ultimo turno di campionato dello scorso anno, che aveva già i playoff in tasca come ottava classificata. Ha perso qui a Scandiano, con Scandiano che non aveva nulla da dire al campionato dopo aver raggiunto la salvezza, e questa vittoria di Scandiano all'ultima giornata ha favorito l'accesso alla griglia dei playoff del Monza. Quindi Sarzana verrà a cercare i 3 punti per mantenere la propria posizione o migliorarla. Saavedra all'indietro per Baieli, carica per Montivero, controllato da Rampuglia, da ultimo uomo ora Saavedra, scambio con Baieli, Danna che rientra per gestire il possesso, Saavedra non trova spazi, Baieli, Montivero cerca qualche blocco dei compagni, tiro di Baieli, ha trovato buco, Corona, attento, palla che ritorna in possesso scandianese. Saavedra vede libero Baieli, un po' lento nel caricare il tiro, parte subito con piede Rossi, Rampuglia, attenzione, limite dell'area, tiro finisce fuori, rimpallo Perroni, Rampuglia indietro per Borsi, fa ripartire i suoi, Rampuglia, Borsi, stoppa il tentativo di Borsi, Baieli un po' lento, qui Borsi, vediamo ora Montivero dall'altra parte, non trova sbocchi anche perché sbaglia il taglio di inserimento Danna, attenzione, velocissimo Rampuglia, spazio, attenzione, limite dell'area, bravo Baieli a metterci a stecca davanti, a recuperare palla, a subire anche il fallo decretato adesso da Davoli. 1-1 il computo dei falli di squadra, quando sono passati 5 minuti e 15 dall'inizio della partita. Ubroker 1, Cari Spezia 0. Saavedra, bella iniziativa, cercato con una finta di tiro, poi l'assist in realtà ad Anna, pattino sicuramente involontario, quello del difensore del Sarzana, Perroni, Rampuglia, cerca il blocco di Borsi che va dentro, attenzione a Borsi che l'abbiamo visto andare dentro convinto,
Saavedra, 3-4-2, attenzione, Montivero, Saavedra, Baieli, gol! Gol! 3-2, perfetto, eseguito dai giocatori scandianesi, e Lubrovka raddoppia e si porta a 2. Saavedra, molto intelligente a vedere la corrente, Montivero dietro di lui, scambia ancora tra i due, palla veloce dall'altra parte e tappin di Baieli. 19-13 dal fine primo tempo, Scandiano 2, Sarzana 0. Inizia nel migliore dei modi, dobbiamo dire, qui a Scandiano. Per Lubrovka ovviamente, Rampuglia cerca di guadagnare spazio, dentro l'area, palla alta per Rossi, riparte ancora in contropiede, attenzione, 3-2 Saavedra, Montivero, per Danna che si mangia il tiro. Bella conclusione, bella iniziativa, bel contropiede, simile a quello precedente, con esiti diversi, purtroppo per Scandiano, per fortuna per Sarzana. Bertolucci cambia Perroni con Ipinazar. Ipinazar in gol all'andata contro Scandiano, così come Rampuglia. Chico Rossi dietro porta. Rampuglia. Ipinazar tocca la sua prima pallina, Borsi, tiraccio di Borsi, cercava probabilmente un compagno in mezzo, vano tentativo, 18-21 termine il primo tempo, Lubrovka Scandiano 2, Carispezza Sarzana 0, Danna scarica per Baieli, parte Baieli, cerca e trova Danna che non riesce a controllare palla, no, un po' difficile perché comunque gli veniva da dietro ed era alta. Dall'altra parte Ipinazar, attenzione al tiro di Ipinazar, fece male all'andata da lontano proprio. Borsi, Rossi per Ipinazar, ancora Borsi sulla destra, Ipinazar va dietro porta, controllato da Danna, cerca di uscire per Borsi, tiro dalla distanza, anzi finta di tiro, intelligente questa volta, Montivero brutta, Montivero iniziativa, palo di Chico Rossi, lestissimo nel tirare, Montivero aveva deviato male questa palla, Francesco Rossi non ci ha pensato due volte e ha colpito il palo, bella parata di Verona su Borsi, ha avuto un po' troppo spazio qua Borsi, attenzione il tiro da lontano. Anche Ipinazar ci prova, ancora Verona, bisogna stare un po' più attaccati, come chiede anche Crudeli in questo caso a Saavedra, un po' più attaccati all'ultimo uomo, e abbiamo visto da ultimo uomo i Liguri cercano sempre la conclusione, magari anche per cercare una deviazione davanti a porta, Verona finora attento, dietro porta ora Borsi, cerca un'altra schiaccia, ancora attento Verona con la gamba, molto più convinto ora Sarzana che va in pressing alto, contropiede scandianese, ora Romeo Danna controlla male la palla e commette fallo, però sinceramente avremmo fatto come Danna perché sarebbe finito in contropiede. Altri risultati per il momento, vediamo solo, si è sbloccato solo qui a Scandiano, Scandiano 2 Sarzana 0. Visto dopo il secondo gol Sarzana crederci un attimo di più dopo che ha effettuato il cambio Ale Bertolucci, vediamo cosa avrà da dire ai suoi. Fronte intanto richiama le squadre, probabilmente non era stato richiesto il time out, andiamo in interpretazione, lo sta che è stato un minuto molto corto. Riprende il gioco Borsi, lato destro per l'attacco sarzanese, ora con Rossi, Borsi, Rampuglia, Borsi, Rossi dalla linea di metà campo, cerca il lato sinistro, tiro di Rossi insidioso, finisce fuori, era un raso terra, poi rimpallo che favorisce il possesso rossonero. Vediamo che al termine verrà sempre, come sempre, assegnato, mentre Rampuglia guadagna spazio, bravo
nel posizionamento Verona a respingere sul primo palo col guantone. Diciamo che a termine di partita verrà eletto come sempre l'MVP di questa partita, il premio U-Broker, premiato direttamente dal nostro sponsor. Borsi trova un pertugio, palla dentro, Rampuglia controllato da Saavedra, poi rimpallo che favorisce Danna in contropiede, raddoppiato Danna, bella palla per Montivero, attenzione Montivero, ha cercato un colpo da biliardo, finisce fuori la palla. Poteva fare meglio, forse dall'altra parte, tiro accompagnato di Rampuglia, vanno dentro tutte le volte i rossoneri, bella palla, ora Danna, gol di Danna, gol di Danna! Ha tentato Baieli un assist per Montivero, rimpallo favorito Danna davanti a porta che ha trafitto Corona e dopo 9 minuti e 26 secondi, Scandiano 3, Sarzana 0, fortunato Danna a trovarsi la palla lì davanti, bravo a realizzare il gol. Pubblico scandianese canta "Vi vogliamo così". In effetti Scandiano non poteva iniziare meglio, attenzione Rossavela, limite dell'area, Danna ancora, ha avuto un cioccolatino e Baieli, gol! Gol di Baieli, Danna, tiro di Danna, rimpallo di Corona, al volo dalla distanza Baieli, la piazza nell'angolo basso alla sinistra di Corona, a 15.30 dal termine del primo tempo, Scandiano 4, Sarzana 0. Massimo Bassi, alle volte criticavamo le troppe occasioni, ma il non essere troppo prolifici degli attaccanti scandianesi ora sembra iniziata diversa. Beh, una partita come questa non l'avevamo ancora vista quest'anno a Scandiano, demerito soprattutto credo degli ospiti, il cui atteggiamento è veramente scellerato, se possiamo dire questo, perché sembra paradossale, ma la partita la vogliono fare di più loro e hanno una grande decisione non supportata però dalla chiarezza di idee e dall'attenzione. Hanno perso 5 palline, anzi 6, sulle quali hanno preso 4 gol e nelle altre due occasioni Scandiano ha costruito le azioni più pericolose della partita. A Scandiano fin qui stanno bastando tranquillamente l'attenzione e la scaltrezza, proprio per l'atteggiamento sbagliato della squadra ospite. Sono d'accordo, oltre delle iniziative personali, comunque pericolose, hanno lasciato troppo spazio, troppi contropiedi. Finora i giocatori rossoneri di Sarzana, vediamo se Ale Bertolucci, questo time out chiaramente chiamato lui, ha un po' riassettato le idee, da quanto suo Scandiano meglio non poteva iniziare, realizzando quasi tutte le occasioni capitate, dimostrando di non avere paura della partita, paura di giocare e cercando subito, ora fallo di squadra di Baieli, forse questo un po' eccessivo. Rampuglia, attenzione, controllato da Baieli, spintarella di Baieli, l'arbitro dice di no, riparte subito Baieli, Saavedra non riesce a passare il muro di Borsi, mentre vediamo che il Monza sta vincendo a Tiene, unico risultato sbloccato dopo questo scandianese, Baieli riparte subito, doppietta per lui intanto, lato destro, cerca con una mano, Montivero ancora Baieli, bravo Ipinazar a soffiargli palla e a cercare di far ripartire i suoi. Ora anche Scandiano marca alto, qualche giocatore ligure non è ancora sceso in pista come atteggiamento, vediamo un pochino lente, è entrato intanto Fantozzi nelle proprie file, Fantozzi dotato di un ottimo cambio di ritmo, giovanissimo, abbiamo visto a Sarzana decisivo nella partita d'andata, ora recupera palla proprio lui, anzi Rampuglia, attenzione Rampuglia, fallo di squadra, spinta da Voli, dice fuori dall'area, quindi altro fallo di squadra scandianese, posizione interessante, partita lunghissima, lo ricordiamo, mancano 14 minuti e 05 solo alla fine del primo tempo, U-Broker Scandiano 4 Cari Spezia Sarzana 0, punizione Borsi, tiro di Borsi sulla barriera, Maniero è entrato in campo al posto di Baieli, Montivero non se la sente di andare in porta, Saavedra, Danna all'indietro per Montivero, palla per Saavedra, palla un po' telefonata, questa recupera palla Rampuglia in subito in grande velocità, va verso l'area avversaria,
tiro in spaccata di Stecca, sempre comunque iniziative personali. Finta di tiro di Montivero, già dall'altra parte, lato destro dell'attacco, dietro porta per Saavedra. C'è un compagno libero, non lo trova, lì indietro, quindi per Maniero che comincia a tastare il terreno di gioco. Romeo Danna, Saavedra. Palla un po' lunga per Montivero che comunque mantiene il possesso. Maniero, su di lui Fantozzi, tiene palla Maniero, si ferma, bella palla per Danna che sul primo palo si è trovata una buona opportunità. ...13-0-1 al termine del primo tempo. Vai in vantaggio a Lodi intanto nel big match, oltre a quello tra Forte e Viareggio. Saavedra alza e schiaccia di Saavedra, non è riuscito dall'altra parte Danna, ma vediamo che sono sempre i giocatori scandianesi a prenderla per primi nell'area avversaria, anche nei rimpalli, segno che qualcosa nell'area avversaria non va. Borsi, Ipinazar, Rampuglia migliore dei suoi finora. Dall'altra parte, palla troppo dentro di Borsi, Ipinazar recupera sul ribattuto di Verona, troppo leggero qua Ipinazar, non si fa sorprendere Montivero. Saavedra, palla per Maniero, recupera Danna come un falco, sempre primi ancora gli scandianesi nei secondi possessi. Montivero, attenzione Montivero che è ultimo uomo, Maniero, Saavedra, Danna all'indietro per Maniero. 11:50 mancano alla fine del primo tempo. Attenzione ora Saavedra cerca un alza e schiaccia un po' troppo forse per lui in questo caso, riuscita la conclusione debole. Ipinazar, Fantozzi per Borsi. Borsi, palla dentro, Rampuglia non ci va nessuno sulla palla, quindi ancora Borsi a recuperarla. Fantozzi, Ipinazar, Rampuglia dentro, telefonata anche questo. Montivero controllato ora da Rampuglia in pressing alto, pressing che sembra dare i suoi frutti perché ha difficoltà Montivero, ma trova Danna che arriva per primo. Borsi gli scarica ancora palla, Danna, tiro di Danna, cioccolatino stavolta di Montivero per Danna, tiro al volo, finisce fuori di poco. Bella azione scandianese ancora. Attenzione ora che ha spazio Ipinazar, devia con un pattino forse Montivero. Saavedra parte in contropiede, Saavedra palla per Maniero, non riesce ancora, attenzione Saavedra, gol di Saavedra, anche Saavedra si iscrive nella lista dei marcatori. Quando mancano 10:43 il termine del primo tempo, Ubroker Scandiano 5, anche qua altro rimpallo, altra indecisione degli avversari. Saavedra si è trovata tu per tu con Corona, ha alzato la palla, Corona non è riuscito ad evitare che il pallonetto finisse in porta. Scandiano sembra fino a questo punto dominare questa partita, dobbiamo dirlo. Cos del Sarzana che continuano giustamente a incitare i propri giocatori, che sono sotto di 5 gol qui a Scandiano grazie a una prestazione superlativa dell'Ubroker, ma a una prestazione un po' allarmante, devo dire, del Sarzana, poiché non è ancora entrato in partita, salvo qualche iniziativa di Rampuglia. Le cose sembrano non funzionare qui a Scandiano stasera. Riprende il gioco Borsi, Rampuglia all'indietro per Borsi, un po' di spazio, tiro di Borsi deviato da Danna, palla fuori. Prendono fiato sia Montivero che Baieli, entrato capitano Ale Franchi anche. Borsi, palla dentro, bravo Danna a controllare Fantozzi che ha problemi a rimanere in piedi, scivola
e concede palla a Scandiano che sembra non accontentarsi. Vediamo Maniero, Saavedra, palla dentro, non arriva Maniero, palla raggiunge Franchi, ancora Maniero libero, anche stavolta in posizione ottimale, non riesce a concludere. Doppio cambio per Ale Bertolucci, escono i Pinazzar e Fantozzi, rientrano Rossi e Perroni. Borsi esce bene D'Anna sul controllo, cosa che fa spesso. Rampuia a spazio, Rampuia, attenzione, finta di tiro, prende velocità, va dietro porta, attenzione, alza e schiaccia di Rampuglia. Bella conclusione, bella iniziativa, sempre personale. Attento sul primo palo Verona. Lodi che pareggia contro Valdagno. 1-1. Monza che vince sempre a Tiene. Gli altri giocati sullo 0-0, Sarandrigo e Folloni che forte dei marmi, Viareggio. D'Anna ancora una volta prima di un giocatore rosso-nero, stavolta perde palla, Borsi la recupera e cerca un'iniziativa. Borsi, tiro smorzato dal corpo di Maniero. Rossi. Perroni. Rampuglia cerca il centropista, Maniero lo allontana e sta su di lui. Perroni. Palla in mezzo, attenzione, Rossi si gira, parata da campione stavolta di Verona. Veramente attentissimo, ottimo riflesso, questa è una buona occasione, un'ottima occasione, una palla buttata in mezzo, controllata da Rossi. Super parata di Verona. Franchi. Saavedra. Palla per D'Anna, cerca palla in mezzo, devia in qualche modo Borsi e permette a Rampuglia di far ripartire i suoi. Borsi, Francesco Rossi, Borsi cerca un'iniziativa dal lato destro, non trova nessun compagno, cerca lui un alza e schiaccia, senza fortuna, contropiede, va come un falco, Franchi davanti a porta, Franchi ancora, Saavedra dall'altra parte, stavolta si salva, Sarzana, Rampuglia, palla dentro, rigore, ha cercato di mettere la palla in mezzo Rampuglia, ha trovato il pattino di D'Anna. Davoli non ci ha pensato un attimo e ha concesso il tiro di rigore quando è stato chiamato anche un time out chiesto da Crudeli. Vediamo se Crudeli voleva dire qualcosa ai suoi. Chiama anche Franchi che stava protestando, essendo anche capitano comunque, con l'arbitro Davoli che gli ha spiegato: io ho visto pattino e ho assegnato rigore. Quindi Sarzana ha l'opportunità di segnala il suo primo gol qui a Scandiano quando mancano 7.55 al termine del primo tempo. Per il momento il risultato che vede Ubruca Scandiano 5, Cari Spezia Sarzana 0. Vediamo chi si incaricherà della battuta, Borsi sicuramente. Il rigorista è lui. I due protagonisti di questo momento sono già pronti, gli altri. Crudeli sta ancora dando disposizioni, vediamo Borsi che mette la palla sul dischetto. Borsi contro Verona. Parte Borsi, para Verona, attenzione, attenzione. Davoli, ultimo avvertimento, deve ritirare, si è mosso prima, non protesta Verona, dice qualcosa all'arbitro in modo molto tranquillo. Aveva respinto Borsi che cerca sempre nelle sue conclusioni di mettere la palla tra la spalla e la traversa, l'abbiamo studiato. Tutto da rifare, riparte Borsi, tiro di Borsi, stavolta gol, non ci arriva Verona. E a 7.53. Al termine del primo tempo Borsi segna il suo primo gol. Il primo gol per Sarzana. Qualcosa da dire sia all'arbitro che al tavolo, capitan Borsi. 5-1 per il Brocca Scandiano su Cari Spezia Sarzana. Baieli,
Danna, palla dentro, troppo affrettata questa palla dentro. Riparte Rampuglia, vediamo se Sarzana prenderà coraggio da questo gol. Perroni, Rampuglia, Borsi sul fondo, scambia con Rossi, palla all'indietro per Perroni che ha spazio, tiraccio di Perroni, finisce fuori, non deviato. Saavedra con calma riparte, Baieli, Scandiano dovrebbe continuare a giocare fino, come ha fatto finora, cercando di sfruttare quasi ogni errore degli ospiti. Qualche buon contropiede, perché è vero che Sarzana che dovrà fare la partita ora, che è sotto ancora di 4, visto il blocco di Danna, quindi fallo di squadra fischiato da fronte, quarto fallo di squadra per Scandiano, uno ne ha Sarzana. Palla all'indietro per Rampuglia, bravo Verona, respinge sul primo palo, Franchi, attenzione, limite dell'area, Franchi in caduta, tira, respinge Corona, riparte subito Sarzana, Borsi, tiro di Borsi, ancora Verona sugli scudi, respinge, tiro centrale ma potente, ancora Borsi, finta di tiro, scarica male su Perroni, non si intendono i due, Danna al limite dell'area, Saavedra cerca un'altra schiaccia, palla alta, riparte Sarzana ora in modo molto più veloce, Borsi, palla dentro, gol forse di pattino, sì di pattino, questo gol era chiaramente di pattino, assegna il gol. Noi avevamo visto un pattino, conciliabolo oro tra fronte e Davoli, si vede che non hanno inteso la stessa cosa, quindi ha segnato il gol l'arbitro, quasi molto concitate questo. È stato assegnato il gol, ho visto, questo era pattino, cioè era fuori discussione, infatti un arbitro ha segnato il pattino, un arbitro ha segnato il gol. Brutta palla di Franca, attenzione ora Rampuglia che è l'opportunità davanti a Verona, parata di Verona, ancora alza schiaccia di Rampuglia, ora Scandiano deve reagire, 5 reti a 2, contropiede, attenzione Franchi, troppo lento qua Franchi, si fa ipnotizzare, altro contropiede ora dall'altra parte, Rampuglia al limite dell'area, palla dentro, gol di Borsi, gol di Borsi, questo è un bel gol. Scandiano sostituisce Franchi ora con Montivero, partita un po' pirotecnica in questi ultimi momenti, se è vero che il gol di pattino non c'era chiaramente, questo gol è frutto di un errore madornale da parte di Scandiano, un po' troppi contropiedi, abbiamo visto Saavedra con troppi tentativi di alza schiaccia davanti a porta, Franchi ha preso un paio di palline sanguinose, non si può dilapidare un vantaggio di 5 gol. Scandiano non deve avere paura, ora vediamo, sembrano tigri i giocatori del Sarzana, Scandiano sono un po' impauriti, devono un po' reagire, Saavedra, gli soffia palla Rossi, attenzione ora Baieli, tira verso la porta, respinge Corona, 5 minuti e 15 al termine del primo tempo, Rampuglia fa secco subito Danna, ancora al limite dell'area, pattino visto ora da Davoli, riprende subito Saavedra, Montivero, vogliono troppo spaccare il mondo ai giocatori scandianesi, attenzione che in velocità ora Borsi, bravo Baieli ad attenderlo, lo tiene un po' lì, va dietro porta Borsi, attenzione agli altri, schiaccia, palla fuori, se attendevamo una reazione da parte di Sarzana, questa c'è stata, dobbiamo dire, anche veemente, perché Sarzana si è riportato sotto e lo sta facendo tuttora. Rampuglia, Rossi, Borsi, tiro dalla distanza di Borsi, recupera palla Montivero, Baieli, bella iniziativa di Baieli, attenzione ancora alza schiaccia, stavolta ben eseguito, attento Corona anche perché il tiro era centrale,
Borsi per Perroni, ancora Borsi, 4-10 al termine del primo tempo, Rossi, partita sempre stata in ritmo, ora il ritmo tiene alto Sarzana, contropiede di Montivero, ne ha due davanti però, perde palla Montivero, Rampuglia, tiro di Rampuglia, ci mette un attimo Baglieli, sì, sincera Rampuglia, partita correttissima finora. Andiamo intanto forte in vantaggio su Viareggio, 1-0, il Monza ha raddoppiato a Tiene, 2-0. Qui mancano, a cui Scandiano mancano 3.50, termine Broker, Scandiano 5, Cari Spezia Sarzana 3. Scandiano vinceva 5-0, lo ricordiamo, poi un rigore, un gol di Pattino. Attenzione ora Danna dall'altra parte, cade Danna, l'arbitro dice che non c'è fallo, riparte subito Rossi dall'altra parte. Tiro di Rossi, finisce fuori, attenzione al pallo, Montivero il primo ad avventarsi sulla pallina, fallo ora di Rossi, secondo fallo dei Liguri. Montivero predica calma, Montivero, devono mettersi a posto anche con la testa, soprattutto i giocatori scandianesi. Saavedra, Sarzana che difende sempre a zona, Saavedra, palla dentro per Montivero che è messo male per tirare dalla distanza, deviazione di Danna sul tiro di Baglieli, è quello che cercava, la palla finisce fuori di un soffio, 3 minuti al termine, primo tempo. Broker 5, Cari Spezia 3, belle iniziative di Rossi che con un velo si gira e tira, la palla finisce fuori non di molto, Saavedra cerca il blocco di Montivero, ancora Saavedra, un po' solo Saavedra, scarica palla per Baglieli che ha un po' di spazio, Saavedra cerca il limite dell'area, attenzione, stecca di Rossi glielo impedisce, Montivero, brutto controllo di Montivero, si fionda sulla palla Rampuglia, il migliore dei suoi, e la recupera Borsi con la Rampuglia che prende velocità, salta secco Saavedra, bravo a intervenire Verona, attenzione in contropiede, ora Danna perde palla, un po' stanco forse, 2 minuti e 10 al termine del primo tempo, Borsi dall'altra parte, Rossi, tiro di Rossi, deviazione di Baglieli, ancora time out, Massimo, ora Sarzana si è svegliato. La partita è decisamente cambiata per più di un fattore, credo che quel rigore abbia iniziato a cambiare le cose, un rigore che secondo me non c'era, anche se forse c'era un rigore per il Sarzana in un'occasione precedente, poi un gol fortuito, un errore da parte dello Scandiano che con i cambi non è riuscito a mantenere lo stesso ritmo e a fare la stessa opposizione che aveva fatto fino a quel punto a un Sarzana che ha continuato a tenere alti i ritmi e quando ha visto che poteva recuperare la partita è riuscito addirittura a dare una ulteriore accelerata, non si è ancora registrata bene dietro e questo potrebbe essere uno dei punti di forza dello Scandiano. Infatti vediamo che attaccano sempre con diversi giocatori, giocatori liguri, la squadra ligure lascia ancora tanti contropiedi, però dato di fatto che corre molto di più in questo momento anche di Scandiano, quindi Scandiano dovrà portare al termine questo primo tempo, ragionarci su. Rossi dalla distanza para Verona sul tiro raso terra, Montivero a testa bassa, Montivero, tiro di Montivero deviato, palla in mezzo ancora Baglieli, sempre contro l'attacco alla zona che ricordiamo non è mai facile una volta che si è registrata, perché come diceva Massimo iniziative possono essere compiute in maniera migliore nelle ultime fasi per giocatori scandianesi. Vediamo Perroni, Borsi, 1.15 al termine del primo tempo, Borsi, palla all'angolo per Rampuglia, tenta di liberarsi dalla marcatura di Montivero, Borsi non vi riesce, palla per Rossi, ancora Borsi all'angolo,
cerca di guadagnare il centropista. Efficace tentativo di Baieli, 3-4-2, attenzione Saavedra, palla troppo lunga per Baieli che la mantiene, può andare fino al termine. Scandiano, Montivero, Baieli, palla per Danna che ha il problema di girarsi, mantiene il possesso Baieli, Montivero, Danna, Bertolucci dice ai suoi di pressare, proviamo Baieli, tiro di Baieli, respinge Corona, bella iniziativa di Bosch, un po' leggero qua Saavedra, riparte 10 secondi, attenzione Montivero, l'ultima opportunità, Danna, Danna, tiro di Danna, fuori, 3 secondi, Borse dalla distanza, para Verona con qualche pressione, finisce qui il primo tempo, un bel primo tempo, primi 15 minuti a totale favore di Scandiano, 5 reti a 0, poi è stato il ritorno del Cari Spezia Sarzana che ha realizzato 3 reti, ha portato questo risultato finale del primo tempo, Broker Scandiano 5, Cari Spezia Sarzana 3, ci risentiamo per i secondi 25 minuti di gioco. Grazie.
Amici sportivi, bentornati a Scandiano da Sandro Rainieri per questo martedì 22 gennaio, turno infrasettimanale, secondo tempo di Ubroc Scandiano, Carispezia Sarzana, valevole per la 16ª giornata del campionato nazionale Serie 1. Primo tempo che si è concluso con Ubroc Scandiano in vantaggio per 5 reti a 3 sul Carispezia Sarzana. Ricordiamo che Scandiano ha realizzato 5 gol nei primi 13 minuti, per poi subire 3 nella restante parte di gara, con Sarzana che ampiamente è tornato in partita e ha dimostrato di poter fare male, come in questo caso. Ora Rampuia subito, vediamo che attaccheranno a testa bassa i giocatori liguri dopo aver dormicchiato, diciamo, un pochino nelle fasi iniziali, difesa che non si registrava, un po' a zona, un po' uomo, non trovano le contromisure per contenere l'attacco scandianese, che realizzava, come si dice da queste parti, da tutti i cantoni. Vedete che si è clamorosamente riaperta, merito ovviamente del Sarzana, demerito di Scandiano. Attenzione Rossi, bel colpo, cercava il tappino, è finito fuori di poco su queste iniziative di Borsi. Borsi che, come al solito, effettua delle conclusioni a metà tra il tiro e il passaggio e trova sempre qualcuno fermo. Attenzione ora al cartellino in mano di Davoli, sicuramente sarà blu, e dopo 1:02 Rampuia ha l'occasione per la sua doppietta, ma soprattutto per portare a una rete di scarto le due formazioni. Baieli che ha agganciato l'avversario, non ha neanche protestato, va detto questo. Quindi attenzione che la partita, come abbiamo detto prima anche sul 5-0, era tutt'altro che chiusa, anche se stava dominando Scandiano. Partita lunghissima, appena iniziato il secondo tempo, 1:02, Rampuglia contro Verona. Parte Rampuglia, tira fuori di Rampuglia, finisce fuori a conclusione. Scandiano deve stare attento poiché è in inferiorità numerica ora per 2 minuti, quindi fortunati in questo caso, perché Rampuglia ha alzato la mira, però andranno in pressing ancora più forsennati i giocatori liguri. E ora è a Danna l'ingrato compito, questo è fallo, l'arbitro lascia andare, e quindi Danna deve tornare per difendere questa inferiorità numerica da parte a sfavore di Scandiano. I Pinazzar, Pinazzar sicuramente ha il tiro dalla sua parte, lo vediamo ora a centropista, ma scalerà sicuramente, no, rimane lì ancora. Attenzione a Chico Rossi, molto abile, i Pinazzar tira al volo, Verona respinge, Borsi, Rossi, ancora Borsi, Scandiano deve tenere questa posizione. Attenzione Rampuglia, palla in mezzo, brutta palla questa di Rampuglia, Montivero, dovranno tenere palla ora giocatore scandinese, bravo a non essere tentato dalla conclusione. Qui Saavedra poi butta palla via, ma molto lontano Montivero. Scandiano cercherà di ritornare in parità numerica in questo punteggio, non crediamo che andrà alla conclusione. Ora il tiro di Rampuglia viene respinto da Verona, vediamo che non si sposta davanti a lui Rampuglia per non permettere la visuale da vedere dove parte il tiro. Rossi, vediamo Rampuglia proprio davanti, non fa neanche da pendolo, lascia l'incombenza ai Pinazzar mentre scambiano i suoi compagni. Brutta conclusione di Borsi sulle gambali di Danna che sta con lui. Attenzione ora spazio, Pinazzar tiro, respinge Verona. 22 al termine della partita, Ubroker Scandiano 5, Sarzana 3. Dalla distanza i Pinazzar prende il suo compagno Rossi e Maniero entra subito
raggiunge la parità numerica con l'obiettivo di non prendere gol Scandiano. Montivero, Maniero, attenzione a questi passaggi in orizzontali, sempre allettano sempre gli avversari. Vediamo anche Borsi stavolta ci è andato vicino a prendere palla. Maniero dalla distanza, tiro, e subito Danna cerca la ribattuta, debole, entra Fantozzi intanto nelle file rossonere. Bravo Danna a mettere la stecca sulla conclusione di Borsi. Saavedra, Danna, Sandrigo che pareggia contro il Follonica, era passato in vantaggio alla fine del primo tempo, Follonica 1-1 tra le due squadre, Forte dei Marmi sempre in vantaggio sul Viareggio, Monza che vince, tiene ma per 2-1, e Lodi Valdagno era inizialmente segnato come pareggio 1-1, ma è stato riportato, Valdagno sta vincendo a Lodi. Attenzione a questa palla di Maniero che stava per rimpallare sui pattini di Saavedra, favorire il contropiede. Montivero all'indietro per Saavedra, ora difesa a uomo per Sarzana, tiro dalla distanza, buttata via la palla ora da Montivero, a buon gioco la difesa rossonera che sembra più registrata. Altra parte, attenzione il contropiede, Maniero, palla per Danna. Danna forse era scivolato, abbiamo visto Fronte che l'ha chiamato davanti a lui, dice basta, ultimo avvertimento, fallo di squadra considerato naturalmente un fallo di simulazione. Sinceramente non c'erano gli estremi per un fallo qui, abbiamo visto se è scivolato. Riparte ora Sarzana, Fantozzi ne è entrato, tiro di Fantozzi, bella sassata, controllata da Verona, riparte Danna, contropiede, Saavedra, Montivero, Danna, problemi nel controllo, non può buttare via, palla Danna la recupera, stavolta rimpallo ancora favorevole a lui, Montivero, non deve attaccare testa bassa Scandiano, 20 minuti al termine, Saavedra, Montivero, manovra palla con Maniero. Scandiano tiene basso ora il ritmo dopo averlo condotto per lungo termine, per lungo tempo nel primo tempo. 5 secondi per tirare, dove farlo Maniero, buttata via la palla in questa occasione, già la seconda volta che Scandiano non riesce a organizzare la trama offensiva. Ci prova ora Sarzani, Pinazzar, Borsi, buona partita di Borsi che è cresciuto molto. Sandrigo in vantaggio contro Follonica, attenzione. Borsi, Ipinazar sul lato destro, viene controllato da Maniero, va dietro porta, all'indietro per Fantozzi, 2-2 subito il Follonica, pareggia a Sandrigo. Danna, il problema di girarsi, è raddoppiato, palla finita addirittura a Corona, controllata da Montivero, fa ripartire subito Danna. Montivero, la dentro solo Montivero, non se la sente di dare palla a Maniero che era postato in area. Saavedra, talvolta è meglio tenere il possesso. Saavedra, tiro di Saavedra, su Danna, ancora Saavedra, attenzione, alla meglio Fantozzi che arriva prima di lui, qualche rimpallo, cominciano a vincerlo anche i giocatori liguri dopo averne lasciati parecchi, soprattutto nella prima metà del primo tempo, che gli sono costati 5 gol. Ora però la partita è molto viva e lunga da essere conclusa. Montivero, bravo Pinazzara, col corpo, un po' col mestiere, a riconquistare palla. Rampuglia, viene portato fuori Rampuglia, pericolo numero uno, attenzione, ora in area si gira. Conclusione debole e controllata da Verona. Montivero, il ritiro di Montivero va dietro porta, è un po' solo. Maniero all'indietro per Saavedra. Scandiano non ha tiratore di ruolo, adesso brutta palla di Montivero stavolta che cercava all'angolo Saavedra. Fantozzi, entra in area Fantozzi, alza il scatto di Fantozzi, gol di Fantozzi, da un errore di Montivero è nato questo contropiede, un'azione personale, Fantozzi ha trovato un angolo troppo libero,
e ha portato a 4 le reti per i rossoneri quando mancano 17 e 36 alla fine della partita. Scandiano non deve avere paura, che la partita si è messa male ora per Scandiano, perché vediamo meno fiducia, non vediamo molta convinzione, deve riconquistarla. Saavedra prova a scuotere i suoi con un urlo. Partita dai fuochi d'artificio, 5-0 per Lubroker. E ora è 5-4, 4 reti consecutive, parziale aperto. Saavedra, palla per Danna. Fallo ora su Danna. Però vediamo, Danna riceve palla, subito 3 stecche davanti a lui che gli impediscono di tirare. Questo è lo spirito che deve avere anche Scandiano. Punizione, tiro di Montivero, deviata la palla. Ora Lodi pareggia contro il Valdano 1-1, vediamo se lo tengono questa rete o meno. Segnata a Verona, la rete iniziale data a Compagno, si vede che non è stata convalidata. Altra punizione per Scandiano, tiro di Maniero, ribattuto, contropiede, attenzione, contro 3 contro 2, devono tornare i giocatori scandianesi. Borsi da solo, gol, ma è fin troppo facile. E Rampuglia pareggia, deve fare qualcosa qua Scandiano, perché da una punizione a suo favore, contropiede 3 contro 2, i due giocatori non sono neanche tornati, hanno lasciato un 3 contro 2 che Sarzana ha avuto tempi e modi, in maniera con calma olimpica, di concludere, ed è pareggio. Sembrava utopia a metà primo tempo, anche se dicevamo che la partita era lunghissima, ma la partita è sul pareggio. Ora Montivero, palla dentro, nessuno dei suoi a recuperare. Ora Scandiano ha problemi a tenere anche fisicamente, perché una squadra motivata e che ne ha di più arriva prima su tutte le palle. Alza e schiaccia Saavedra, ancora Saavedra, la palla non entra. Ancora Corona stavolta a respingere. Borsi all'indietro per Rampuglia. Complimenti a Sarzana per avere riacciuffato la partita del tutto, perché 5-5, il parziale è aperto, lo ricordiamo. Ed ora è la squadra che ha maggior fiducia, lo vediamo nelle facce anche. E non potrebbe essere così, da un 5-0 a un 5-5. Montivero. Folloni che intanto torna in vantaggio. Attiene, 3 reti a 2. Danna. Perde palla Danna. Borsi, attenzione che è un 4 contro 3. Ancora Borsi. Ha spazio, troppo spazio. E conclude Maniero. Saavedra, palla per Danna, alza e schiaccia, l'arbitro vede un rigore. Davoli ha visto una stecca sull'alza e schiaccia di Danna, e ora è Scandiano ad avere un rigore, diciamo dubbio, però insomma ha questa opportunità. Vediamo chi andrà, intanto è stato chiamato un time out, mentre forte Viareggio è sull'1-1, Scandiano Sarzana abbiamo detto 5-5, Folonica che sta vincendo a San Rico 3 reti a 2, il Monza che vince e tiene 2-1, e Lodi Valdagno 1-1, tanti pareggi, l'ultimo questo, però è stato quello più rocambolesco finora. Completamente, adesso ora Scandiano, al di là del rigore come andrà a finire, sembra il Sarzana del primo tempo. Sarzana che sta andando a doppia velocità. Questa è una grossa occasione per Scandiano. A 15:50 al termine. Ancora una lunghezza della partita, non si vede il fondo ovviamente a 15:50, però visto che sono gli episodi che determinano una vittoria e una sconfitta, vediamo se Montivero saprà fare qualcosa nel rigore assegnato da Davoli. Pronto Montivero contro Corona. Fate Montivero, para Corona, ancora una volta da ripetere.
Davoli va a muso con Corona. Ultimo avvertimento e Montivero avrà la sua seconda chance, così come l'aveva avuta Borsi nel primo tempo. Tutto pronto, riparte Montivero, tiro ancora Corona, Montivero, alza e schiaccia ancora Corona e ancora Corona una terza volta. Ha avuto ragione lui, è stato più bravo ed esulta coi tifosi. Niente da fare. Per Scandiano, quindi 5-5. Il punteggio rimane questo. Baieli intanto è rientrato, vediamo se il suo tiro da fuori è uscito. Danna a prendere un po' di fiato. Fallo di Baieli, blocco di Baieli. È vero che li fischiano tutti i blocchi, questo va detto. Non ultimo questo di Baieli. Bisogna fare attenzione ai falli di squadra, è vero che 10 sono lontani, ma non più di tanto perché Scandiano è a 6. 3 soli falli di squadra per Sarzana, Borsi. Palla per Rampuia. Vediamo Veroni impigliato nella rete, stavolta a fronte va lui stesso a sbrogliare la matassa, sorridono i due. 14:52 al termine, esce Ipinazar e rientra Rossi. Ubroca Scandiano 5, Cari Spezia Sarzana 5. Rampuia, Rossi, palla indietro per Borsi. Fantozzi, ottimo impatto di Fantozzi, gran gol il suo, un po' di spazio per la verità. Tiro ora di Rossi, recupera Baieli dall'altra parte, Saavedra, attenzione Saavedra, agganciato Saavedra, no, secondo Davoli, ricomincia ancora Maniero. Davoli non aggiudica, attenzione a queste palle, Maniero scarica male, Rossi al limite dell'area, un attimo di indecisione fatale perché Baieli fa in tempo a ritornare su di lui. Non è stata giudicato contatto da rigore da Davoli, quindi la partita è proseguita. Dall'altra parte cerca di mettere in mezzo una palla interessante, Rampuia, Fantozzi da lontanissimo, finisce fuori controllata da Verona. Montivero prova a ripartire, palla dentro, un po' telefonata anche questa, riparte Borsi dall'altra parte, a spazio Borsi, tiro deviato, palla termina fuori, Fantozzi dall'area tira in bello stile sotto le gambe sul primo palo, controlla Verona. Montivero, parte Montivero, sfrutta il blocco, tiro di Montivero, deviazione di Corona, azione personale questa di Montivero, chiede il time out intanto Crudeli. Fantozzi, 3-3 del Sant'Enrico Follonica, partita sull'altalena anche qua, 4 pareggi per il momento su 5 partite. Attenzione Saavedra davanti a porta, va troppo sotto a Corona, ci spiegano i due, tutto tranquillo. Partita molto viva, dall'esito assolutamente incerto, indecifrabile veramente, un 5-0-5-5 che nessuno qui si aspettava. È chiaro che ci si aspetta una versione di una squadra come Sarzana sotto di 5 gol, è stata a lungo terza in classifica anche in questo campionato, reazione che è avvenuta insieme al calo di Scandiano e questo ha permesso a Sarzana di raggiungere il pareggio e ora di vivere una situazione, una partita molto più serena, e lo si vede da come gioca. Risultati abbiamo detto, Scandiano Sarzana 5-5, Forte dei Marmi Viareggio 1-1, Follonica che ora sta vincendo a Sant'Enrico 4-3, Monza che sta vincendo a Tiene 2-1 e Lodi Valdagno 1-1. Certo che decretare il migliore a fine partita non è una impresa semplice stasera. Diciamo, riprende il gioco qui Scandiano, 13-17 al termine, 5-5, rientrato Capitan Frank intanto.
e quindi vediamo l'Ultra Verona, Baieli, Saavedra, Montivero e Franchi, Rossi all'indietro per Ampuglia, va sul lato sinistro, ora va dietro porta Rampuglia, Ipinazar, Borsi, cerca un alza e schiaccia, Borsi controllato da Franchi, palla che ritorna in possesso candianese, siamo a metà del secondo tempo, sempre in pareggio, la situazione da un pochino di tempo, si è un pochino calmata anche la veemenza del giocatore del Sarzana, che marcano comunque sempre a uomo in questo momento, questa fase della partita. Baieli, brutta palla di Baieli, Rossi contropiede, attenzione Verona tiene la palla lì, sarà palla, anzi entra Rossi nell'area piccola diciamo, e quindi viene fischiato all'infrazione, non fallo di squadra ovviamente ma infrazione, quindi Montivero, Saavedra, Franchi, ancora Saavedra all'indietro, Baieli finta al tiro, è da solo però è raddoppiato, viene fischiato fallo di squadra. Ancora dubbio questo fallo di squadra, detto. Montivero, Franchi, brutta palla di Franchi anche stavolta, Borsi il primo ad avventarsi sulla pallina, Rossi un po' stanca, Scandiano, ancora Rossi, Borsi, Rossi si gira e tira, questa è la sua caratteristica principale da attaccante, veramente non male. Franchi troppo leggero qua, gli ruba palla Fantozzi, Rampuglia, abbiamo scambiato per Fantozzi che è in panchina, ora fallo di Franchi, settimo fallo di squadra scandianese, 11-04 al termine, attenzione anche a questi. Borsi, cerca qualche linea di passaggio, trova Rossi dietro porta, scambiano i due, si scambiano anche la posizione, Rossi va dentro, posizione a lui più congeniale. Borsi cerca di guadagnare l'area, alza e schiaccia, attento Baieli, stavolta bravo, fa ripartire subito Montivero in uno contro uno, alza e schiaccia di Montivero, deviato, bello stile di Borsi, supera Saavedra, dentro la palla, ancora un pattern, stavolta attenzione Ipinazar, tiro Ipinazar, deviata la palla, Borsi pattina stavolta suo, riparte subito, attenzione Saavedra davanti a porta, Franchi tiro fuori, non riesce a trovare la porta Franchi, attenzione ora Borsi, devono tornare i giocatori scandianesi, Borsi limite dell'area, palla per Ipinazar, miracolo di Verona, per Rampuglia, miracolo di Verona con la mano di richiamo, super parata qua Mattia Verona, ha salvato Scandiano da un gol certo di Rampuglia e non di Ipinazar come nel primo momento avevo detto, 9.50 al termine, dalla distanza tiraccio stavolta di Borsi, non ha trovato nessuno, esce Montivero un po' stremato, andrà a prendere un po' di fiato, è rientrato Danna, Baieli, Franchi, Baieli, Danna, Saavedra cerca con una finta di corpo, Franchi non è dalla sua parte a tirare, perde ancora palla Rampuglia, tiro di Rampuglia fuori, iniziativa personale stavolta di Rampuglia, ancora Franchi a spazio, Franchi finta il tiro, palla per Baieli, Franchi, Saavedra lato destro, cerca di guadagnare l'area, Borsi su di lui in maniera irregolare, ora chiede un time out Alberto Lucci,
Dai Massimo, fai un pronostico, ti attenti? Beh, un pronostico si può fare, bisogna però prima dire che non ci sono gli elementi per farlo, perché Scandiano sta provando un po' a rimettere su le marce alte, perché aveva aperto questo secondo tempo scalandone almeno un paio, mentre invece dall'altra parte c'è un Sarzana sempre pimpante e brioso. In questo momento, dicevo, Scandiano sta provando a rialzare i propri moduli di gioco, mentre il Sarzana sta vivendo da due o tre minuti da questa parte un leggero ribassamento delle loro tipiche folate. Un prossimo difficile. In questo momento forse la partita ce l'ha un po' più in mano il Sarzana, perché mi sembra più compatto e più capace di esprimere incisività, anche se rimane dietro con una compattezza che tutto sommato forse è leggermente inferiore a quella di Scandiano. È quello che sperano i tifosi scandianesi, sperano in un colpo, in un episodio magari, perché l'inerzia, va detto, come diceva anche Massimo, è dalla parte di Sarzana, anche se negli ultimi due o tre minuti si è un po' più riequilibrata la partita. A 8.49 dal termine, quindi ancora molto lunga. Scandiano deve tenere di testa oltre che di fiato. Salvata da Verona, il precedente contropiede veramente super parata di Verona. L'avevamo già vista dentro. Saavedra. Palla dentro. Contropiede, Borsi, attenzione davanti all'area, pal, gol di Rampuia. Borsi è andato fino a quasi in fondo, nessuno ci credeva più al passaggio che è arrivato troppo sotto la porta di Verona e Rampuia ha realizzato il gol del sorpasso. Rimonta completata. Morale un po' a terra per Scandiano, vediamo se riesce a risalire un po' troppo testa bassa qua a Baieli. Rampuia, vediamo se va in contropiede, Sarzana o no. Borsi, ottima iniziativa di Borsi che è veramente andato fino in fondo. Ha scaricato la palla all'ultimo momento trovando l'angolo giusto per Rampuia che ha appostato. Questa occasione vale più l'assist del gol, perché Rampuia ha dovuto solo spingere dentro. Saavedra cerca di andare dentro, palla. Ora la difesa rossonera si è assestata davanti a Corona. 7.45 al termine, partita ancora lunghissima. Scandiano deve crederci, deve resettare quello che è successo in questo secondo tempo e cercare di tenere viva la partita fino al termine. È rimandato 5-0, lo ricordiamo, e ora sta sotto di un gol, 6-5. Ipinazar, raddoppiato Ipinazar, perde palla Franchi, non riesce a far ripartire il contropiede, Danna, Baieli, tiro di Baieli, respinge Corona, pronti Montevero e Buralli, che farà il suo esordio in pista questa sera. Brutta palla, brutta iniziativa questa di Baieli, riparte in contropiede, attenzione, Borsi, tiro di Borsi, deviato da Franchi, va per primo sulla palla, recupera, va in avanti Ale Franchi, tiro di Franchi, rimpallato dai Pinazzar. Esce Baieli, entra Buralli, esce Alessandro Franchi e rientra Montivero con un doppio cambio a 6.35 del termine. Scandiano cerca di giocarsi in questi ultimi minuti tutte le chance. Danna raddoppiato, porta la palla sulla balaustra, quindi riparte Sarzana. Doppia velocità ora per Sarzana, vediamo, ha ripreso a correre molto di più. Borsi parte da lontano, palla in mezzo per Borsi, ancora Rossi di prima, arriva per primo, ora arrivano sempre loro davanti. Borsi ha troppo tempo per concludere,
lo fa stavolta male, perché attenzione, Montivoglio parla ancora palla, 2 contro 0, e Rampuglia si mangia un gol fatto stavolta. Poca attenzione nel ripartire qui. Ipinazar si fa saltare Danna da questo triangolo. Rossi. Rampuglia, Borsi, 5-28 al termine. Sarzane avanti di un gol. Fortunato qui, Borsi. Perde palla ora. Montivero riparte. Buralli. Si fa sotto Buralli, palla dentro. Non arriva Danna, riparte ancora Rossi. Va dentro l'area Rossi, anzi va dietro porta. Tiene la palla. Ora vedremo se andrà con tutte le iniziative in porta. Vediamo che ha rallentato un attimo, poiché comunque è in vantaggio. Rossi. Recupera palla Buralli. Non c'è fallo, dicono gli arbitri. Quindi riprende a giocare Danna. Buralli. Non ci sono compagni, lo vede ora. Trova Montivero, Saavedra, ancora Saavedra, viene respinta la sua iniziativa, Buralli ha un po' di spazio, tiro di Buralli su Ipinazar, attenzione davanti a porta Ipinazar, tiro, para Verona, aveva Rampuglia di fianco, non l'ha servito. Attenzione che ora 5 secondi Scandiano per portare avanti la palla. E sono scaduti, sì, Buralli doveva fare più attenzione. Abbiamo un po' dei risultati in questo time out. Viareggio sta vincendo forte dei Marmi, il Follonica ha preso largo a San Rigo 6-3, anche il Monza sta vincendo 3-1 sul Tiene, mentre Lodi è passato in vantaggio contro il Valdagno. 4 minuti tondi al termine. Vediamo se Scandiano saprà riportarsi in parità o se l'inerzia, la velocità, la condizione fisica e mentale di Sarzana avrà la meglio. Di sicuro adesso Scandiano ha effettuato i primi gol nei primi 15 minuti di gioco, poi più nulla. Due a due del forte sul Viareggio. Si riprende Rampuglia, Borsi, Rossi all'indietro per Ipinazar. Si libera di Buralli, Rossi va la palla all'indietro a Borsi. Cerca di liberarsi di Danna, Rampuglia. Ipinazar all'indietro, passaggio senza guardare perché sa che là ci sarà Rossi. E infatti tiene la palla all'angolo. Fallo di squadra, l'ottavo. Un mix tra Buralli e Montivero. 3:32 al termine. Scandiano sfiduciato. Ma deve rendersi conto che ha meno uno da Sarzana. Deve tirare fuori tutto quello che ha. Riparte in contropiede, ma un 3 contro 3. Maniero. Buralli dalla distanza, ci mette un po' di tempo, un po' troppo tempo a caricare, quando ha spazio dovrebbe tirare e sfruttare qualche deviazione dei compagni, deviazione che arriva ma termina abbondantemente fuori, 3 minuti al termine. Ipinazar. Butta via palla Ipinazar, la recupera Buralli. Montivero, Maniero, ancora Montivero, stanca la formazione scandianese, non trova sbocchi in questo momento,
Montivero, Buralli mantiene la palla sulla destra, attenzione, palla dentro, Danna viene superato da Ipinazar che riconquista il possesso, Borsi, ancora Ipinazar, 2-14 al termine, palla lunga questa, si avventa Buralli. Esce Buralli, entra Saavedra, quindi è Montivero ora sul lato sinistro, all'indietro Maniero che ha spazio, tiro di Maniero su Rossi, respinge. Ora è Saavedra, palla dentro, respinge ancora Borsi, dall'altra parte Rampuia diligentemente mantiene la palla perché manca 1.45 al termine. Viene raddoppiato Rossi, ma tiene la palla, triplicato addirittura. A buon gioco Saavedra, Danna, ma sono due i mastini dietro porto, poi Danna perde palla. Borsi che è solo, possesso importante questo. Soffia palla Maniero, poi la perde, poi Danna la riperde, contropiede, 2-1, Rossi, Borsi, tiro di Borsi, ancora Verona a tenere in piedi Scandiano in quest'ultimo minuto. Ultimo minuto e 15 secondi, Danna, fallo di squadra di Pinaza, 1.14 al termine, esce Baieli, entra Baieli, esce Maniero, 1.14 da giocare, questa incredibile partita. Cambia subito il portiere, Crudeli, non vuole perdere tempo, mette il giocatore di movimento che è Maniero. Quindi 5 esterni per Scandiano, nessuno importa. Tanto vale provarci. 1.14 da giocare. Saavedra all'indietro per Baieli. Saavedra sul lato destro. Baieli, Danna, Baieli, Montivero, Maniero dentro per Saavedra, attenzione ora la porta è vuota, all'altra parte arriva prima, il gol di Borsi, troppo tardi Verona, non è arrivato in tempo in porta, Borsi va a festeggiare giustamente sotto i propri tifosi, porta 7 e finisce qui la partita, poiché anche se mancano 43 secondi dal termine, contropiede Borsi, festeggia la panchina, festeggia Ale Bertolucci e ne ha ben donde perché dobbiamo dire Santana merita questa vittoria, non c'è ombra di dubbio, Scandiano è cambiato completamente, sembra un'altra squadra. Merito di Sarzana, demerito anche di Scandiano, sicuramente che mantiene l'uomo di movimento in più per provare a fare qualcosa, ma in questo secondo tempo non ha mai fatto male. Forse da capire un po' questa cosa, 2-0 ancora, altro gol di Pinazzer, 27 secondi dal termine, esulta come un matto Ale Bertolucci. Ottavo gol di Sarzano, ora rischia di prendere le proporzioni più grandi di quella che è stata la partita. Scandiano in vantaggio 5-0 e Sarzana che vince 8-5. Sembra fanta hockey, ma è così. Partita volge al termine. Montivero, tiro dalla distanza. Gol di Baieli. Gol di Baieli, ha trovato diversione. Tardiva stavolta, tripletta per lui. Baieli guarda male un tifoso ligure. Vediamo intanto 10 secondi. Festeggiano i tifosi e la squadra ligure. Ha vinto meritatamente 8-6. Tiro dalla distanza, finisce qui. E Scandiano perde per il momento il treno dei playoff.
Sarzana va a festeggiare e Scandiano, deluso, si dovrà leccare le ferite, poiché stiamo guardando l'uomo broker. A me Borsi è piaciuto molto, Borsi è un Rampuia, cosa dici? Diciamo Borsi, diciamo, ti d'accordo? Va bene, dai, diciamo, premiamo Borsi, perché Rampuglia ha sicuramente svolto le giocate balistiche migliori, ma Borsi è vero proprio uomo squadra. Salutano il pubblico e le squadre, Scandiano Mesto in festa, Sarzana vince per 8-6, Sarzana su Scandiano e lo allontana di 8 punti. Sarà ora il premio U-Broker. Veramente Borsi è stato il migliore del Sarzana, a nostro dire, anche se Rampuglia ha giocato un'ottima partita. Poi va detto che la squadra di Sarzana non era esistita per i primi 15 minuti effettivi, e dopo si è trasformata e va a festeggiare con i propri tifosi. Crudeli ha qualcosa da dire agli arbitri, probabilmente si ferisce a un pattino, a un paio di decisioni arbitrali sul 5-0, che è vero che gli episodi determinano le partite, non vogliamo togliere nulla a Sarzana, lo abbiamo detto, però un paio di decisioni subito sul 5-0 sono state un pochino avventate. Dopo comunque occasioni Scandiano le ha avute anche per andare oltre il 5-0, così non è stato. Viene premiato quindi Davide Borsi, capitano e miglior giocatore a nostra detta, viene premiato. È veramente tutto qui da Scandiano per questa 16ª giornata campionato nazionale Serie 1. Sarzana Corsaro, quindi Cari Spezia Sarzana 8, U-Broker Scandiano 6. Sandro Ranieri vi dà appuntamento ai prossimi impegni casalinghi scandianesi. Delle cose, io aspetto il finale di Lodi Valdani, quindi si deve staccare, sta con tutto.